seguendo alla lunga diretta con Platinum Calcio, ben trovati alla linea diretta. Una partita divertente, una rimonta pazzesca in questa terz'ultima giornata di campionato, perché la Fiorentina prima va in vantaggio, poi lo svantaggio e poi in zona Cesarini proprio all'ultimo la vittoria. Nessuno ci sperava più, però ci siamo divertiti e abbiamo portato a casa questi tre punti, tra l'altro dopo la vittoria contro il Napoli per 3-0 in casa. Insomma, abbiamo di che parlare, abbiamo di che stare sereni quest'oggi. Un caloroso benvenuto a Enzo Bucchioni. Caro Enzo, ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao. È un buon pomeriggio. È buonissimo, e buon pomeriggio anche ai nostri amici sempre numerosi che ci ascoltano da casa. Sì, ci ha regalato tanto, oltre ai punti, la speranza dell'Europa League è ancora lì, intatta, anzi ha recuperato punti sull'Atalanta, la Fiorentina, un'emozione continua. Questa è una squadra adrenalinica che non finisce mai. Ha il cuore e il carattere sono le caratteristiche che si portano dietro per l'inizio della stagione. L'ostacolo è lì, la Fiorentina vuole comunque superarlo. E questa è la storia delle ultime 11 partite, in quale ha vinto 7, pareggiate 2 e solo perse 2. Quindi uno score straordinario. Un 3-2 al finale importante, caro Enzo, ovviamente dicevo come la vittoria in casa con il Napoli, ma ci crediamo ancora in questo sogno Europa? Penso di ma sì. Certo, ma a questo punto è obbligatorio, perché fra l'altro domenica c'è lo scontro diretto tra l'Atalanta e il Milan. È vero che l'Atalanta è in grandissime condizioni, anche oggi avrebbe meritato di vincere con la Lazio a Roma, quindi fuori casa, ha avuto anche la palla gol negli ultimi secondi per vincere la partita. Però puoi pensare che domenica, se il Milan riuscisse a vincere, a battere l'Atalanta, non lo so, guarda, ora i pronostici sono estremamente complicati, perché anche la Fiorentina ha una partita molto difficile, perché il Cagliari è terz'ultimo, stasera sarebbe retrocesso, viene domenica, però con questa squadra io dico che gli orizzonti sono aperti. Fra l'altro l'ultima partita va a Milano contro il Milan, potrebbe essere anche questo uno scontro decisivo. C'è in mezzo mercoledì prossimo la partita di Coppa Italia e anche lì se il Milan dovesse vincere e poi arriva settimo, la corsa sul sesto posto, insomma è una situazione che intanto ci fa, come dice il popolo fiorentino, il popolo viola meglio, ci fa godere, no? La squadra sia ancora lì e nessuno lo immaginava. E invece la speranza è più chiara, è vivissima. Tra l'altro la Fiorentina è arrivata all'ottavo posto, che sarebbe il posto dell'anno scorso, cioè sta pareggiando il campionato dell'anno scorso, che era costituito da grandi giocatori che quest'anno la Fiorentina non ha. Quindi te la dice lunga quant'è cresciuta questa squadra, proprio sotto l'aspetto anche del gioco, però soprattutto dell'interpretazione delle partite. La prossima sfida della Fiorentina in casa, al Franchi, alle ore 15, domenica 13 maggio contro il Cagliari. In bocca al lupo a tutta la squadra viola.